La conduttrice è innamoratissima del suo nuovo compagno, ma in che rapporti è con il suo storico ex? Ora tornerà in Italia. Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha vissuto una vita sentimentale intensa e complessa, caratterizzata da matrimoni, separazioni e una grande storia d'amore con Eddie Martens, il padre della sua unica figlia, Mael. La vita amorosa di Antonella infatti è stata piuttosto movimentata. Il suo primo matrimonio risale al 1989, quando sposò Giuseppe Motta, ex giocatore di basket. Tuttavia, il loro legame si concluse dopo appena 2 anni. Successivamente, Antonella ha vissuto una relazione con il collega Massimo Giletti, prima di convolare a nozze per la seconda volta con Sergio Cossa, produttore discografico, nel 2000. Anche questo matrimonio durò solo 5 anni. La storia con Eddie Martens. Prima di incontrare Eddie Martens, Antonella ebbe una relazione di 3 anni con Paolo Percivale, ufficiale di Marina Mercantile. Eddie, invece, ha sempre mantenuto un profilo basso e lontano dai riflettori, motivo per cui si sa relativamente poco della sua vita privata. Nonostante questo, la storia d'amore tra lui e Antonella ha catturato l'attenzione del pubblico, soprattutto per le dinamiche familiari che sono seguite alla loro separazione. Dopo la fine della loro relazione, i rapporti tra Antonella e Eddie hanno attraversato un periodo di turbolenze, ma oggi sono sereni. Entrambi sono fortemente impegnati nel garantire un futuro sereno alla loro figlia, Mael, che oggi ha 14 anni. Eddie, tornato a vivere in Belgio, ha iniziato una nuova vita come barbiere e ha trovato l'amore accanto a Carmen Carrasco. Cosa ne pensa Martens? Eddie ha rivelato in un'intervista di aver vissuto con difficoltà la sua esposizione mediatica durante la relazione con Antonella, sentendosi spesso accusato di essere un raccomandato. Oggi, pur non potendo vedere Mael tutti i giorni, si mantiene costantemente in contatto con lei grazie alla tecnologia, dimostrando il suo impegno come padre. Antonella, nel frattempo, è felicemente legata a Vittorio Garrone, noto imprenditore con cui ha costruito una relazione solida e serena.